buongiorno, grazie di essere qui. Ci tenevo al mio rientro di fare un breve punto su quello che è stato un viaggio a mio avviso molto, molto importante, del quale in parte ho dato conto attraverso un breve diario su Facebook, in parte anche con resoconti giornalistici riportati dalla stampa italiana e da quella internazionale. È stata una missione molto proficua, di duro lavoro, che mi ha visto impegnato su più fronti, insomma, da quello al quale tenevo tantissimo, dell'incontro con la comunità italo-americana, in particolare napoletana, campana e meridionale, dalla Little Italy di Manhattan a quella del Bronx e tutta un'altra serie di operatori commerciali, imprenditoriali, culturali, insomma, l'eccellenza di Napoli a New York. E questo è stato importante perché ha consentito di far conoscere meglio che cosa è Napoli oggi e anche quello di raccontare e stimolare anche nello stesso tempo la sempre maggiore proiezione di italiani e di napoletani soprattutto verso New York. Quindi da questo punto di vista il viaggio è cominciato con questa visita anche con la comunità cattolica, che ha una tradizione molto forte, con Monsignor Sacano e quindi l'intera comunità italo-americana. Poi devo dire che ho avuto modo di conoscere, soprattutto in alcuni incontri, attraverso la Camera di Commercio, attraverso ristoratori, attraverso locali, di quante persone sono andate in quella terra, anche giovanissimi, e che oggi rappresentano un consolidato punto di riferimento dell'economia newyorkese. Ci ho incrociato persone che oggi hanno 25, 30, 35 anni, che sono andati là poco dopo la maggiore età e che oggi non rappresentano un semplice esercizio economico, attività imprenditoriale, ma un vero e proprio punto di riferimento della società newyorkese. Quindi un'integrazione molto forte tra i napoletani e New York. Poi ho avuto modo di apprezzare, e questo ovviamente io vado molto per sintesi, dico i dati che mai non sono usciti fuori, ho potuto apprezzare quanto forte sia l'interesse per la città di Napoli in generale, quindi indipendentemente ovviamente dall'amministrazione che oggi la guida, ma quanta curiosità anche ci sta di comprendere che cosa oggi Napoli sta facendo. Quindi un straordinario interesse è stato ad esempio l'incontro presso l'Istituto Italiano Zerilli Marimò, dove ho avuto modo di confrontarmi con tanta gente, c'erano circa 200 persone, tra cui anche americani, quindi non solo italo-americani, non solo napoletani, dove è stato un confronto molto ampio. La curiosità di comprendere per quale motivo Napoli si fosse affidata a un magistrato, che cosa si stava facendo, la storia del sindaco di Napoli, e quindi è stato un confronto molto serrato. Così come particolarmente significativo, mentre dall'Italia rimbombavano echi, diciamo, di razzismo istituzionale, io mi trovavo praticamente al Calandra Institute con eminenti professori statunitensi e italoamericani, nella quale si discuteva di come oggi gli Stati Uniti e New York non sarebbero stati quello che sono se non ci fosse stata l'immigrazione soprattutto italiana. E io ricordavo di un editto di Washington, del governo di Washington, che lessi per la mia curiosità della storia dell'inizio del Novecento, dove i napoletani venivano definiti negroidi. Quindi vedete com'è importante conoscere, sapere, per evitare gli stessi errori e gli stessi comportamenti del passato. È stato un incontro straordinario perché da me, da Gennaro Matino, che mi ha accompagnato nella prima parte del viaggio, e tante persone si è confrontati proprio sul tema della migrazione, della contaminazione, del meticciato, dell'incontro, di come New York e Napoli sono così differenti ma allo stesso tempo così simili, se pensiamo a come le persone si mescolano nelle strade di New York e in quelle di Napoli, di come sono città da un forte connotato libertario, di grande vocazione autonoma e per nulla attraversati da un rigurgito di respingimento. E così come ho trovato straordinario visitare Ellis Island, il museo della immigrazione,
dove coglievo l'emozione, chi lo sa quante volte l'hanno ripetuto i custodi del museo, i ranger che custodiscono il museo, l'emozione con cui raccontavano che cosa gli immigrati, questo tra l'altro si chiama Anthony D'Antonio, questo che mi ha accompagnato, quindi di provenienza campana, e raccontava l'emozione con cui le persone, le trafile che dovevano passare, i test psicologici, i controlli sanitari. E poi è stato curioso perché a un certo punto mi hanno fatto fare una specie di simulazione, perché se c'era un rigetto dell'accoglimento c'era una specie di giuria collegiale, una specie di giudice, ho presieduto questa giuria e diciamo ho fatto accogliere a uno che si era travestito da donna per entrare, perché se no lo facevano entrare. So, per dire, e questo nel suo racconto c'era l'emozione di quanto importante sia stata l'immigrazione nella storia degli Stati Uniti d'America. E mentre io vedevo quello e pensavo al nostro mar Mediterraneo, alle nostre tragedie, anche ai ragionamenti, tra virgolette, istituzionali e politici che in questi giorni si leggono sui giornali di alcuni esponenti, diciamo, di punta, di alcuni governi regionali del nord, veramente credo che questa visita sia stata molto importante, poi suggellata da un incontro che per me è stato fondamentale, ma non solo per me, col sindaco di New York, che ha avuto ad oggetto soprattutto, il tema della migrazione, ma non solo, ovviamente. E su questo ci si è confrontati, in primo luogo perché il sindaco si è impegnato a favorire sempre di più una migrazione di ritorno da New York a Napoli e in Campania verso tutti gli italoamericani che hanno origini napoletane e campane e che hanno un grande desiderio di riscoprire le proprie origini, le proprie tradizioni e la propria storia. Quindi lui favorirà una serie di iniziative che ulteriormente rafforzeranno la migrazione, in questo caso chiamiamola così, turistico, culturale, storica verso Napoli. Ma poi diciamo un incontro molto articolato, abbiamo discusso di diritti civili, abbiamo discusso di politica, abbiamo discusso delle nostre comunità, e quindi un incontro che si è tenuto alla City Hall. Poi il sindaco mi ha richiamato e questo per me è stata una sorpresa, perché mi ha invitato nella sua residenza, di sindaco a New York, e abbiamo discusso a lungo di come concretizzare questa comunità di intenti che abbiamo su due città che possono comunque provare a scrivere delle storie anche altre rispetto a disuguaglianze, intolleranze, odi e respingimenti che ci sono nel mondo. Quindi si è deciso di mettere insieme una serie di iniziative, in particolare un documento sul quale stiamo lavorando io e lui, proprio su come due città del 41esimo parallelo possano provare a mettere insieme dei punti cardine per scrivere comunità, per diciamo, costruire comunità meno diseguali, con maggiori libertà civili, con minori disuguaglianze, e anche con costruzione di modelli economici e culturali che siano altri rispetto alla società consumistico-capitalistica che sta vivendo un momento di crisi sicuramente strutturale. Quindi c'è stato un grande interesse da parte sua su quello che sta accadendo a Napoli, e quindi si è deciso di mettere insieme un documento che elaboreremo personalmente, da una parte io e dall'altra parte il sindaco, e poi troveremo modo per pubblicizzare questa iniziativa senza precedenti, quello che potrebbe essere un manifesto del 41esimo parallelo. Per quanto riguarda il resto delle cose, per non aggiungere quanto già che ho illustrato in questi giorni, ho trovato particolarmente utile anche il fatto di raccontare come oggi si possa investire nella nostra città, e ho trovato un grande interesse nell'incontro che ho avuto con la Camera di Commercio italo-americana in New York, la presenza di un centinaio di persone, tutti imprenditori, e quindi anche il tema di voler costruire percorsi con cui agevolare investimenti
nella nostra città. Non c'è dubbio che New York sta molto avanti rispetto all'Italia sulla capacità dei cittadini di contribuire anche da un punto di vista economico al rilancio del proprio territorio. Basta vedere i parchi di New York, in cui sono frutto non solo di ingenti finanziamenti pubblici, ma nello stesso tempo anche di donazioni tipo privato. Un po' il modello che nel nostro piccolo stiamo cercando di realizzare attraverso la partecipazione dei cittadini al bene comune, agli spazi pubblici. E quindi anche da questo punto di vista ho illustrato soprattutto al sindaco, ma non solo al sindaco, il programma su cui stiamo cercando di amministrare la città senza soldi, cogliendo, diciamo, dei punti di grande interesse. E nello stesso tempo quello non solo quindi di rafforzare l'aspetto dell'investimento e di una migrazione turistico-culturale, ma anche quello di creare dei canali di collegamento per agevolare le ipotesi di investimenti e di iniziative economiche di napoletani verso New York. Da questo punto di vista è molto utile l'incontro con l'Istituto del Commercio Estero. Vorrei anche sottolineare un'altra iniziativa importante presso la scuola, che è l'unica esperienza a New York bilingue, che è la scuola Marconi, che va dai 3 anni sino al liceo scientifico, circa 300 ragazzi, italiano e inglese, con cui abbiamo deciso di lavorare affinché alla fine del prossimo anno scolastico, ovviamente adesso dobbiamo vedere come strutturarlo, ci possa essere una delegazione di studenti napoletani, magari con delle borse di studio mirate, che possano andare a fare un'esperienza in quella terra, a New York. Quindi da questo punto di vista ci sono una serie di idee sulle quali lavoreremo. Quella che reputo sicuramente più interessante in questo momento è quello del documento politico con il sindaco De Blasio. Io credo che la vera novità politica di questa visita è questo rapporto che a me ha particolarmente colpito con il sindaco, perché ho percepito anche la lettura che si sta facendo in quella che è forse un mondo nel mondo, che è la città di New York, sulla crisi strutturale del capitalismo, sull'esigenza di comunità dove ci sia minore disuguaglianza, la voglia dell'integrazione e della contaminazione, di un costante meticciato, la ricerca dei contatti con una terra come quella napoletana, così piccola, così lontana e così straordinariamente inferiore da un punto di vista della potenza rispetto a New York, ma evocata nel suo fascino per le radici culturali e anche per la creatività e finanche per la capacità di innovazione politica che in questo momento registra in un panorama piuttosto asfittico dal punto di vista politico. Quindi sono tornato, diciamo, pieno di idee e anche consapevole del fatto di aver raccontato una Napoli vivace, viva, piena di energie e anche con l'ambizione di voler provare a costruire un modello sociale, politico, economico e culturale differente rispetto a un sistema, perché si è parlato anche di questo, sia col sindaco, sia negli vari incontri che ho avuto, del sistema mafioso e corruttivo che continua ad attanagliare il nostro paese, perché dalle notizie, diciamo, di Maroni, Toti e Zaia si aggiungevano le notizie di Mafia Capitale e tutto questo rimbalzava, diciamo, abbastanza vivacemente nella City di New York e ovviamente chiedevano: ma come mai in Italia c'è ancora questo livello così penetrante e invasivo di corruzione e di mafia addirittura nella capitale? Quindi di questo anche si è discusso e devo dire ho trovato persone molto attente e finanche molto a conoscenza in profondità di tanti aspetti del nostro paese e della nostra città. Ovviamente tra le altre cose, vado a chiudere, c'è stata anche, si sono messe le fondamenta per la realizzazione del Pizza Village l'anno prossimo a New York, che è un altro aspetto secondo noi importante, perché attraverso la pizza e attraverso i prodotti del nostro paese si racconta anche la nostra città. Però ci tengo a dire che è stata una visita veramente a tutto tondo, si è andato dalla pizza alla politica, dalla cultura all'economia, dal commercio al turismo, si sono veramente affrontati tutti i temi. Io sono qui
a disposizione, compreso l'incontro con l'ambasciatore alle Nazioni Unite. Da questo punto di vista ho voluto raccontare l'importanza delle iniziative che sono tenute a Napoli, dal Forum dei Sindaci del Mediterraneo al World Urban Forum e altre iniziative costanti che ho messo io in campo in questi anni come sindaco, per intrattenere rapporti forti con colleghi miei sindaci e con comunità del Nord Africa, del Medio Oriente e del Sud-Est dell'Europa. Ho raccontato le esperienze in Palestina, Israele e Giordania, Nord Africa, insomma Napoli che si candida a essere sempre di più capitale del Mediterraneo. Anche qui ho colto le riflessioni con i vertici della nostra ambasciata alle Nazioni Unite di quanto Napoli e la diplomazia dal basso possono assumere un ruolo decisivo nel costruire un Mediterraneo di pace e non più di sangue. Quindi ci siamo anche da questo punto di vista candidati a voler continuare su questa iniziativa. Molto utile è stato anche da un punto di vista culturale questo confronto, a dimostrazione che oltre a un meticciato culturale c'è anche una forte contaminazione religiosa, un po' come Napoli, gli incontri avuti anche con Gennaro Matino, lo vorrei sottolineare, perché sono stati incontri dal punto di vista culturale, a mio avviso, di altissimo livello. Così come anche l'incontro sul Festival del Cinema Italiano, The Open Roads, dove c'erano, a parte tanti registi, tanti attori, eccetera, abbiamo portato anche l'esperienza che Napoli da qualche mese ha creato in un momento di crisi economica, l'Ufficio del Cinema presso il Comune di Napoli e le iniziative che stiamo mettendo in campo per rafforzare il cinema nella nostra città. Così come attraverso una pen drive che abbiamo distribuito in numerosissime copie a tutti i tour operator che ho anche incontrato, perché ho incontrato una cinquantina di tutti i principali tour operator newyorkesi, ai quali ho raccontato anche le ultime novità che stiamo cercando di mettere in campo a Napoli per attrarre maggiori turisti, come Venitevi a sposare a Napoli, oppure l'app con cui si raccontano i vicoli, le strade, le piazze della nostra città dove sono celebrati negli ultimi 100 anni i principali film. Ovviamente ringrazio anche qui da Napoli il console Quintavalle, perché ci ha dato un'assistenza istituzionale di prim'ordine, quindi abbiamo potuto veramente attraversare New York in ogni punto e credo, insomma, c'è sempre da vedere e da fare, ma penso che la visita è stata assolutamente completa e vi risparmio i dettagli, ma sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Ci tenevo semplicemente a sottolineare i dati politici più significativi. Potresti farti anche portavoce insieme al sindaco di New York di come potrebbe essere possibile venire di più Napoli in New York, per chi ci vuole andare, chi è di New York vuole venire, perché anni fa queste due città erano unite per 6 mesi l'anno. C'era un volo diretto che partiva da Napoli, finanziato dalla politica, certo era un'altra politica, erano altri anni, però queste due città erano a prezzi abbastanza abbordabili, erano unite da una compagnia aerea che univa Napoli e New York per 6 mesi l'anno. Oggi queste due città sono diciamo, collegabili direttamente soltanto per 2 mesi e mezzo l'anno, a prezzi tutt'altro che abbordabili. E ricordo, mi dispiace, scusami, sì, contraddirti, ma lo faccio, diciamo, non con spirito polemico, assolutamente, anzi ti ringrazio di questa domanda. Quest'anno il collegamento è per 8 mesi, è da aprile a fine ottobre, con Meridiana. Meridiana ha pubblicizzato per 3 mesi, insomma, i voli. E sto dicendo quello che è da aprile a ottobre, è documentabile, quindi no? I voli sono iniziati ad aprile e finiranno a fine ottobre. Quindi c'è un incremento notevole. Già l'anno scorso invece era giugno-ottobre, quindi siamo sui 7-8 mesi. Ovviamente la tua domanda la rimbalzerei ad Alitalia. La rimbalzerei volentieri ad Alitalia, che non controlliamo, come sai. Sì, sì, no, ma figurati, assolutamente sì. Anche per i prezzi, perché all'epoca costavano una cifra, oggi non sono altissimi i prezzi, per la verità. Se parti ora, se si parte a luglio-agosto, sono... Diciamo, io non so se il sindaco di New York controlla, diciamo, compagnie aeree, il sindaco di Napoli no, quindi quello che potremmo fare ovviamente è sensibilizzare sicuramente, certo. Ma io non ho molto potere. Sul manifesto che state preparando,
vi siete dati un ordine dei lavori per argomenti, avete già focalizzato dei contenuti, a chi vi rivolgerete? Allora, è una piattaforma che, insomma, che cosa c'è? La ringrazio di questa domanda alla quale vorrei rispondere nel dettaglio, ma non lo posso fare perché ci siamo anche dati, come dire, un vincolo di riservatezza da questo punto di vista. Diciamo, l'obiettivo è quello di scrivere il documento entro l'estate, che sarà frutto di uno scambio di mail personali tra me e il sindaco. Quindi non sarà scritto da altre persone, ma sarà scritto da noi. È una piattaforma che va dalla lotta all'austerità, alle libertà civili, alla migrazione come un valore e non come un pericolo, alla lotta alle disuguaglianze, alla cultura, al contrasto alle corruzioni e alle mafie e alla valorizzazione delle città. Quindi sarà rivolto soprattutto, diciamo, ai sindaci, ovviamente non dell'Italia e degli Stati Uniti, ma di chiunque si voglia in qualche modo aderire a questo schema, ma non solo, ovviamente a tutto il mondo sensibile a queste tematiche. Quindi credo che questo è un po' il tema. E poi ci affascinava l'idea di unire il 41esimo parallelo. Come è accaduto con la Silicon Valley, è possibile utilizzare scambi con le università, sì, quindi creare dei rapporti per i giovani? Questo ho dimenticato di dirlo, ho detto per le scuole, ma assolutamente sì. Cioè, uno dei temi centrali è proprio questo. Siccome San Francisco portò a una serie di accordi, tra cui oggi pomeriggio ne abbiamo un altro ulteriore prologo qua alle ore 15, lo stesso faremo con New York. Diciamo che New York è stato... San Francisco è stato molto rilevante sul piano delle libertà civili, della cultura e appunto le start-up. Qui c'è stato un salto di qualità dal punto di vista politico dovuto ai rapporti tra me e il sindaco. E un altro tema su cui abbiamo discusso, ovviamente qua ne devo discutere col consiglio di indirizzo e col sovrintendente Purchia, con la quale parlerò tra l'altro stasera alle 19.30, c'è l'idea di portare, che sulla quale tra l'altro stavamo lavorando prima che venisse commissariato il San Carlo, di portare il San Carlo a New York nel 2016, così come fu fatto, ricorderete, a San Francisco con un grandissimo successo. È una richiesta venuta anche dalla comunità, con una grande disponibilità di un fundraising sul quale si potrebbe lavorare da subito, in modo da raccogliere fondi soprattutto dagli italoamericani, ma anche dagli americani che amano Napoli, per poi portare il San Carlo. Quindi con nessun contributo, con un minimo contributo del San Carlo, invece una campagna di fondi, diciamo, di donazioni. Quindi questo è un altro obiettivo sul quale lavoreremo da subito. Sindaco, restando in argomento, prego. È stato fatto molto contro la criminalità negli ultimi, sì, anni. Ieri a Forcella c'è stato un blitz della polizia e della con 60 arresti. Il procuratore, durante parlando di questo blitz, ha detto che adesso c'è l'occasione per investire a Forcella per riconquistare i territori liberati dalla criminalità. Che cosa si può fare? Allora, innanzitutto facciamo i complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura per questa operazione che ho seguito anche io, ovviamente, dai resoconti giornalistici, e che considero di grandissima rilevanza. Su Forcella si sta facendo, come in tanti quartieri, un lavoro complicato, difficile, ma anche con risultati. Basta vedere il rilancio che noi abbiamo ottenuto in un momento difficile, anche mettendoci dei soldi, con Piazza Forcella, con la struttura di Giannino Durante, appunto nel ricordo di Annalisa Durante, là sta vivendo, ci abbiamo fatto iniziative, alcune siete venute anche voi e tante altre se ne faranno. Il quartiere deve essere presidiato sempre di più da iniziative che contraddistinguono la rinascita della nostra città, quindi io sono per allargare sempre di più le iniziative culturali in tutta la città, un po' come stiamo facendo sempre di più col Maggio dei Monumenti, col Giugno Giovani, con l'estate. C'è la concezione sempre del centro storico di Napoli, non si può delimitare fino a Benedetto Croce, San Gregorio Armeno, San Biagio dei Librai, ma estendersi sino alla parte bassa dei tribunali, quindi via Duomo e quindi Forcella. Cioè, Napoli è la stessa Forcella che io sono passato pochi giorni prima di partire per gli Stati Uniti, anche Forcella è attraversato da tanti turisti che ovviamente trovano condizioni in parte anche differenti rispetto a quelle dove c'è una tradizione storico, turistico, culturale consolidata. Quindi dobbiamo fare un lavoro di questo tipo e una sinergia, un parallelismo tra azioni di articolazioni diverse dello Stato aiuta, che facevi bene a ricordare, di quanto New York nell'immaginario fine anni 70, inizio anni 80 metteva paura.
oggi New York, che comunque è una città complessa, quindi come Napoli e come tantissime altre città dove insomma è contrasto, no? Inferno e paradiso, contraddizioni, però non è una città insicura, quindi è stato fatto un lavoro enorme sul piano della sicurezza. Non vi sfugge, lo dico giusto ricordandolo a me stesso, che i poteri del sindaco di New York ovviamente sono completamente diversi, nel senso lui governa e controlla la New York Police Department, quindi la polizia del Dipartimento di New York, cosa che noi non possiamo fare. Io credo che le forze dell'ordine e la magistratura, in un momento difficile anche di crisi di mezzi ed economiche, stanno facendo un buon lavoro e bisogna lavorare sempre di più insieme, così come stiamo facendo in particolare col nuovo prefetto, dove si fanno tanti tavoli, dove c'è proprio un'integrazione, cioè c'è il momento della repressione, il momento delle istituzioni che portano il ragionamento del controllo preventivo in termini di sicurezza e della repressione dell'azione giudiziaria. Noi che portiamo invece le iniziative che facciamo sul piano sociale, sul piano culturale, sul piano anche dell'integrazione. È un lavoro molto, molto difficile. Invece avrai sentito anche, diciamo, il richiamo di Napolitano fatto in questi giorni a Napoli, sulle occasioni perse, insomma sul fatto che ci sono tanti progetti non portati a termine in questa città, cioè in generale. Che cosa rispondi di questo? Io ascolto tutte le sollecitazioni, sia da autorevoli come l'ex Presidente della Repubblica, autorevoli dico dal punto di vista di storia istituzionale, sia tutte le sollecitazioni che mi fanno i miei concittadini, ogni critica e ogni stimolo è sempre, come dire, ben accetto e lo prendiamo in considerazione. Colgo, diciamo, nelle parole di Napolitano un atteggiamento, diciamo, pessimistico che francamente non condivido, è anche una fotografia della città che è fuori dalla realtà secondo me per certi aspetti. Poi niente, francamente non ho altro da aggiungere, insomma noi lavoriamo, ognuno è libero di dire e pensare quello che vuole, non voglio fare polemica con l'ex Presidente della Repubblica. Grazie. Sì, dopo questi giorni c'è stato, come no, assolutamente si è continuata a diventare il dibattito politico dopo il voto per le regionali, si aspettano gli esiti, diciamo, su De Luca, della giunta, insomma se riuscirà a fare la giunta prima che possa scattare la Severino. E a te, a De Luca, al di là del fatto, diciamo, della sospensione per la Severino, potrebbe legarti, almeno per quello che ci avevi detto prima di andare via, anche un incontro che avevi programmato per il rientro del tuo viaggio a New York. Ecco, ci puoi dire, alla luce di tutto quello che avrai sicuramente letto in questi giorni, di che cosa intendete parlare, che quali possono essere le basi di un discorso, basi politiche eventuali, perché insomma comunque è cominciato l'ultimo anno di mandato da sindaco, quindi con De Luca. Forse anche di questo si potrebbe discutere. Sì, la situazione è chiaramente molto complessa. Diciamo subito un piccolo chiarimento, anche qui ricordandolo a me stesso, vedo anche che non è il solo, ma anche il Presidente del Consiglio in un'ultima dichiarazione accomuna storie che sono completamente diverse. Io ci tengo a sottolineare che sono sicuramente peggiore di Berlusconi e peggiore di De Luca, quindi non voglio fare una gerarchia del migliore e del peggiore, però la mia storia è diversa, se non perché incappiamo in una legge, ma quello è proprio perché la legge si applica nei confronti di tutti, però insomma ci tengo a tenermi, diciamo, la mia storia, che è sicuramente peggiore di quella di questi politici di lunga esperienza. Detto questo, è chiaro che incontrerò nei prossimi giorni, molto presto, il Presidente De Luca. Si sa già quando? Si sa già quando, sì. No. Però le agende cambiano, quindi si sa, è programmato un incontro a breve. E credo che sia un incontro importante, voglio dire, sono passati anche diversi giorni, perché io sono andato negli Stati Uniti, altrimenti ci saremmo incontrati prima. Lo trovo assolutamente corretto, doveroso, giusto e importante che il sindaco del capoluogo della regione Campania si incontri con il neo presidente. Lo fece anche con Caldoro, quando ovviamente fu eletto io sindaco, e sono, devo dire, molto motivato di questo incontro, perché credo che ci sia necessità
di un confronto, di un dialogo e di una forte collaborazione. Ovviamente dipende poi dai fatti se questa collaborazione ci sarà o non ci sarà. È chiaro che De Luca comincia il suo mandato in un momento difficile, non tanto per il contesto generale, che forse è meno difficile di quando, diciamo, sono stato eletto io sindaco, però è difficile per lui sul piano personale, perché appunto è attraversato da una legge che ha diciamo, degli aspetti controversi di interpretazione sulla sua applicabilità, deve fare la giunta, insomma mi rendo conto che cominciare un mandato in questo modo non è facile. Da parte nostra, non solo da parte mia, ma da parte dell'intera giunta ci sarà il massimo di collaborazione con il governo della regione che il presidente De Luca intenderà fare. Poi magari un'analisi più approfondita la farò all'esito dell'incontro. Noi finora non ci siamo sentiti se non il giorno in cui lui è stato eletto e io ho fatto gli auguri per il successo elettorale. Sul fronte del rimpasto, che era una cosa che pure avevi inviato, sì, quello lo dobbiamo fare adesso. Dobbiamo, il tempo che sono arrivato, nel senso io manco dormito, e vediamo, lo dobbiamo fare in questi giorni. Anche perché il quadro politico comunque mi sembra, anche dopo le regionali, è comunque in parte cambiato, bisogna un po' vedere, ragionare, insomma sono giorni sicuramente complicati. Quindi lei un nome in testa non c'era ancora? Sì, qualche nome sì, però siccome stiamo nella fase finale, io poi sono un uomo che deve vivere necessariamente di entusiasmo, quindi vorrei provare insomma a trovare una soluzione. Ma questo è un po' troppo, diciamo, che un assessore mi faccia sognare dovremmo andare in altri campi, però diciamo un assessore che insomma dia uno slancio, perché io sono contento della mia squadra, la mia squadra ha lavorato bene, ha lavorato in contesti difficili, ha retto alla mia sospensione, una sospensione che tra l'altro potrebbe anche ritornare, quindi siamo stimolati a fare tante cose anche magari nuove o seminuove, quindi insomma vorrei trovare una squadra che abbia le giuste motivazioni per l'ultimo anno, ecco questo è il tema, perché non è il momento della stanchezza, non è il momento dell'adagiarsi, non è il momento diciamo di ricollocarsi in una posizione agiata per il futuro, io devo avere persone che credono in questa avventura, che come è stato ricordato anche a New York, che mi hanno accompagnato, hanno suonato all'Istituto Italiano, hanno messo Napulé come sono entrato e hanno messo So Pazzo come me ne sono andato, e quindi io non lo so se era una cosa dopo le cose che ho detto, non lo so, però questo è, e per completare questa avventura che è iniziata con una sana follia, come diceva Luigi Settembrini, in alcuni momenti storici forse bisogna affidarsi più ai folli che ai sani, così è la parte finale, perché siamo tutti molto stanchi, il lavoro è stato molto duro, io ho intatto l'entusiasmo e ovviamente devo capire se nella mia squadra sono tutti entusiasti come credo, e la persona che devo scegliere deve essere una persona che non può essere frutto semplicemente di un'indicazione politica, anche perché lo stesso partito Italia dei Valori, che è un partito importante, il partito diciamo che mi ha sostenuto sin dal primo momento, a cui io sono fortemente legato, sono legatissimo ai consiglieri, i quali hanno dato prova di grandissima lealtà, di grandissima compostezza, di stimolo, che mi accompagneranno fino alla fine, sono sicuro che insieme a me si candideranno, però poi per esempio leggo il portavoce nazionale Italia dei Valori, Formisano, che fa delle dichiarazioni che insomma appunto a proposito di Napolitano, dice Napolitano fa un'analisi completamente lucida, l'anno prossimo bisogna trovare, allora, dobbiamo capire, la linea politica non l'ha detta certo nello Formisano, né Giorgio Napolitano, noi siamo un'altra storia, per fortuna. Quindi diciamo, se nel caso dovesse accorgersi qualche assessore è stanco, diciamo così, potrebbe pensare anche oltre a... Ci saranno poche vitamine al limite. No, non è all'ordine, no. È all'ordine del giorno una registrata, bisogna vedere bene le deleghe, questo mese di giugno è fondamentale, ecco, mettiamola così. Cioè vuoi fare una squadra di fine consiglieri? C'è già. Bisogna vedere se sono tutti pronti, io sono stato una settimana fuori, non so come li trovo, non li ho ancora visti, ho visto per prima voi e poi vedrò loro.